Cambiamo argomento, si è tenuto sabato al Veritatis Splendor il 21esimo convegno della Caritas, delle Caritas parrocchiali, associazioni caritative, operatori delle mense della fraternità e del terzo settore di ispirazione cristiana. L'educazione alla carità e i problemi posti dalla crisi economica sono stati i due temi principali di riflessione di Monsignor Giovanni Silvagni, vicario generale, e di Monsignor Antonio Allori, vicario episcopale per la carità. E proprio questa mattina in Vaticano il Santo Padre ha ricevuto oltre 10.000 volontari Caritas provenienti da tutta Italia, riuniti per festeggiare il 40° anniversario della istituzione caritativa. Vediamo. Ciascuno di voi è chiamato a dare il suo contributo affinché l'amore con cui siamo da sempre e per sempre amati da Dio divenga operosità della vita, forza di servizio, consapevolezza della responsabilità. Con queste parole oggi Benedetto XVI ha salutato la famiglia della Caritas italiana riunita nella Basilica Vaticana per i 40 anni di fondazione. Il pontefice ha espresso gratitudine per il lavoro svolto basato su tre attenzioni: ascoltare, osservare e discernere, e per la capacità di avere un cuore che vede, anche quando la strada si fa dura e lo sforzo sembra non dare risultati. Tra i pensieri del Papa sono affiorate così le grandi sfide di oggi: il mondo della migrazione, il divario tra nord e sud del mondo e la lesione della dignità umana di tante persone che richiamano ad una carità che sappia allargarsi a cerchi concentrici dai piccoli ai grandi sistemi economici, l'indebolimento delle famiglie, l'incertezza della condizione giovanile. Di qui l'invito a essere sentinelle sul territorio, nel solco sicuro del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa, affinché chi necessita possa sentire il calore di Dio attraverso le mani aperte, disponibili, dei discepoli di Gesù. L'individualismo dei nostri giorni, la presunta sufficienza della tecnica, il relativismo che influenza tutti, chiedono di provocare persone e comunità verso forme alte di ascolto, verso capacità di apertura dello sguardo e del cuore sulle necessità e sulle risorse, verso forme comunitarie di discernimento sul modo di essere e di porsi in un mondo in profondo cambiamento.